Amici bellini, parliamone, dai, perché ho appena ricevuto un'idea geniale dall'amico Enzo degli amici abbonati che può risolvere tutti i problemi di De Laurentiis. Le parole di Mazzarri, adesso gli screenshot, le pagelle, cominciamo. Allora, stiamo caricando l'iPad per gli screenshot. Benvenuto Davide Galgani e benvenuti a tutti i nuovi iscritti in questa annata veramente disastrata, si può dire tranquillamente, se è vero che erano 44-45 anni che il Napoli riusciva a non segnare per 5 partite in trasferte consecutive. È un'annata veramente incredibile. Voi però lasciate lo stesso i like, perché i like sono di apprezzamento per il contenuto, per il tempo perso, perché non è mai tempo perso, fatemelo dire bene, è una cosa che io faccio con passione, mi piace e ci aiuta poi nell'analisi del futuro, possiamo fare delle ipotesi. Mentre aspettiamo l'iPad, volevo farvi sentire un attimo le parole di Mazzarri, a parte Lombardo, perché non vogliono proprio avere nessun tipo di dialogo. Ascoltiamo, ci mettiamo con Mazzarri, sentite un momento. Ho chiuso le domande, scusate, non insistete. Ho detto che questa è l'ultima. Basta. Ma non è questione di essere semplici. Voi alle conferenze stampa partecipate, conoscete le regole d'ingaggio. Queste sono le regole. Benissimo, ho detto che questa è l'ultima, però siccome io sono molto curioso di sapere questa domanda, perché deve essere qualcosa di straordinario, allora... Simpatico. Prego. Mister Mazzarri. Nome, cognome, testata. Francesco Montanino, Data Sport. Mister Mazzarri, ha avuto modo di guardare la classifica e di vedere che adesso l'Atalanta dista 7 punti dal Napoli? Mi sembra che siamo abbastanza lontani dalla Champions, se quello è l'obiettivo che ci si è posti questa stagione. Grazie. L'obiettivo, intanto, io quando è iniziata la stagione, come lei ben sa, non c'ero. Poi sono arrivato e si è fatto quello che si è potuto fare in base alla situazione che si è trovata. Ah. E da lì si cerca di fare il meglio da quest'annata molto difficile. Punto. Grazie. Arrivederci. Quindi facciamo anche quelli che si risentono, eh? Cioè, uno ti chiede, perché è una domanda super legittima per Mazzarri, perché Mazzarri dice sempre, io la classifico non la guardo, ma mi dicono che siamo a pochi punti, ve lo ricordate l'ultima volta che ha parlato, che siamo lì e l'obiettivo si sta avvicinando. E invece se ti chiedono qual è l'obiettivo, poi Lombardo sempre molto antipatico, gli avevo fatto pure i complimenti durante la conferenza di ADE. Voglio proprio sentirla questa domanda eccezionale, è una domanda banale, ma che ha bisogno di una risposta. La stai vedendo che ci stiamo allontanando così? Significa automaticamente vale la pena di giocare per il pareggio, perché se non vinci non ti puoi mai avvicinare all'obiettivo della Champions. E Mazzarri ti risponde, ma io non c'ero, l'obiettivo non lo so qual è l'obiettivo, perché l'obiettivo si fa a inizio stagione, io non c'ero, poi quando mi hanno chiamato adesso si fa il possibile in base a quello che ho trovato. Hai trovato una squadra quarta in classifica, disastrata, allenata male, ma l'hai trovata quarta in classifica, e quindi bisogna fare qualcos'altro, bisogna fare qualcosa di diverso. E non mi devo arrabbiare, oggi non mi voglio arrabbiare, ma la grandissima, qua in conferenza sono tutti dei cani, perché i cani di pecora, nessuno che reagisce a quello che dice Mazzarri. Mazzarri dice, ma noi il modulo l'abbiamo fatto pure con l'Inter e con la Fiorentina, è andato bene, la differenza è che abbiamo preso il gol, solo il gol di Teo, poi non c'è stato un tiro in porta. Signor Mazzarri, già nel primo tempo c'è stato il tiro di Leao parato da Gollini, se vogliamo parlare del primo tempo. Poi nel secondo tempo il Milan ha sprecato quello che poteva sprecare, c'è stato equilibrio a livello di occasione nel secondo tempo. Dopodiché bisogna considerare anche che il Milan ha pressato, e che vogliamo fare? Vogliamo incontrare squadre che non ti pressano, così tu puoi fare il tuo gioco, se non ti pressa e ha pressato devi trovare una soluzione. Dopodiché diciamo le cose come stanno, abbiamo avuto pure la Coppa d'Africa, chissà che è tornato. Basta con le scuse, basta con i pretesti, basta con gli alibi. Hai tutta la squadra a disposizione, basta. Poi torno un'altra volta al Monza, torno un'altra volta, torniamo sempre indietro a questo Monza. La sua partita preferita con il Monza. Con il Monza, Pessina, sbaglia il rigore, se no avevi perso pure con il Monza. Gli chiedono che Osimhen ha perso, gli dicono che Osimhen ha perso, e quindi come se lo aspetta che torna. E speriamo che torna bene, perché pure Anghissà è tornato non benissimo. Benissimo. La Champions ti può dare una spinta, lo spero, perché adesso io recupero tutti, sembra la solita storia. Recuperi tutti tranne Zielinski. Perché poi la domanda interessante la fa Ferrara, penso fosse da Zona, non lo so, però... Prima della conferenza stampa ci sono le interviste con i giornalisti della roba nazionale,
E lì Ferrara, onestamente, considerando che, e premesso che Zielinski ha giocato male, forse il peggiore dei nostri, e che quindi non ha nemmeno senso dire però Zielinski è fortissimo, te lo devi portare in Champions. La domanda è logica: se voi mi avete, se ADL ha detto tu devi valutare i nuovi, è più logico che Traoré lo valuti in due partite di Champions oppure che lo valuti sul lungo, tra virgolette, di 15 partite dove lo vediamo un po' in continuità? Cioè, che senso ha togliere Zielinski per mettere Traoré in Champions, mentre in campionato lo tieni e addirittura lo fai giocare quando non è in condizione psicofisica, perché si vede che Zielinski non ha senso? Avrebbe più senso, proprio nella logica, dire Zielinski magari in una partita di Champions è capace, che ti dà l'esploit perché avrà le motivazioni personali per far bene in Champions, mentre in campionato oramai è tutto andato. Se tu vedi Traoré, seppure fa un'ottima partita Traoré in Champions, ti ha dimostrato che vale 25 milioni, lo devi vedere sul lungo di alcune cose. Quindi è questa la contraddizione in termini, a cui Mazzarri non riesce a rispondere, e Ferrara glielo ripete più volte, dice scusi se insisto mister, ma non ha senso. Lui dice no, ma a me mi hanno detto che si poteva mettere solamente tre giocatori, non poteva. Lo sappiamo benissimo, lo sappiamo più di te Mazzarri, come funziona la regola. È nella scelta che non c'è una logica, è così che va. Comunque Mazzarri dice che col Milan abbiamo fatto un'ottima gara, non buono, un'ottima gara, e Kvara dietro la punta per liberarlo, le solite cose. E poi io non c'ero, io non ho visto, io non ho sentito come Meluso a inizio anno. Allora, l'idea geniale che mi ha dato Enzo ve lo dico a fine video, andiamo a vedere gli screenshot. Onestamente non sono tanti, perché voglio concentrarmi sull'azione del gol che fa discutere le responsabilità. Ecco qua, primo screenshot, un momento di sonnolenza del presidente, lo capisco, non era una bella partita onestamente. Show di Mazzarri, richiesti falli di mano inventati, alcuni c'erano, ma qua l'ha chiesto due volte. Infatti vi farò vedere due screenshot che chiede il fallo di mano così. Non è un brutto gesto, è il fallo di mano che lui chiede così. La perdita di tempo, Mazzarri risolve con questo gesto tattico le perdite di tempo. Altra richiesta di fallo di mano, e qua la partita si svolta. Per quelli che dicevano però l'arbitro eccetera eccetera, per me questo è il rigore tutta la vita. Ditemi quello che volete voi. Rachmani il pallone non lo vede proprio, si disinteressa, si appoggia all'avversario. Poi Loftus-Cheek magari stava già in caduta, non mi interessa. Qua abbiamo rischiato tantissimo, ed è questa secondo me la parata che è passata un po' sottovalutata da parte di Gollini, perché para il tiro di Florenzi deviato, poi la palla gli resta lì tra le gambe, arriva a giro come un pazzo, allunga la mano, e sta parata pure secondo me va tenuta presente. Poi anche Gollini non è stato nella sua serata migliore, un pochino impreciso in un'uscita, insomma l'ha sbucciata, però anche sul gol adesso vediamo. Allora partiamo da qui, perché ovviamente ci sono responsabilità a catena che secondo me vanno assegnate. Teo, che vedete qui, controllato da Di Lorenzo, parte il passaggio in verticale verso Giroud, controllato da Rachmani in questo momento. Già fa il movimento su dietro di me Leao, che è pronto a ricevere il pallone. Qua secondo me Di Lorenzo deve sapere, e ha detto Mazzarri che l'avevano preparato, che Teo parte. Quindi visto che è tuo, visto che sei tutta fascia e Teo fa tutta la fascia anche da terzino, qua ti devi attaccare e lo devi seguire dove sarà la sovrapposizione. Nel momento dello scarico di Giroud, vedete la palla è arrivata già qui, quindi da Giroud la palla giù a Leao, Teo si sta allontanando da Di Lorenzo e sta andando in zona Lobotka, che però è di spalle. Quindi Di Lorenzo si fa attrarre dal pallone e cerca di andare a fare un raddoppio probabilmente su quello che sarà Leao. Ma nel frattempo Teo sta scappando alle spalle. E se vogliamo dirla tutta, c'è anche Anguissa che non è in una posizione ideale. Anguissa era la mezzala di destra. Perché c'è Lobotka lì? Dovrebbe esserci Anguissa, visto che Zielinski sta qua. E non sono proprio le posizioni ideali. Ma Teo è pronto a fare questa corsa verso lo spazio, ed è in questo momento che si crea il dubbio, perché dicono ma Lobotka non l'ha seguito. Ovviamente Teo gli sta scappando alle spalle, sta a tutta velocità qui. Lobotka continua a guardare il pallone, anche lui penso come Di Lorenzo, per un eventuale scambio tra Giroud e Leao oppure per un raddoppio da fare. Nel frattempo scappa Teo. Io capisco che qualcuno abbia pure detto ma c'è Juan Jesus che deve fare la scalata. Benissimo, ma se Juan Jesus fa la scalata resta poi anche, credo fosse Pulisic,
Pulisic o Loftus-Cheek da questa parte, perché c'è anche qua. Quindi poi resta uno contro due Mazzocchi, se anche Juan Jesus fa la scalata. Anghissà in fortissimo ritardo e Di Lorenzo che in questo momento non si sta marcando nessuno, quindi frittatissima. Ovviamente Collini è un po' fuori dai pali, come sua caratteristica, che gli abbiamo sempre detto che fa bene a stare un po' più fuori dai pali, con la difesa più alta. La pala di Leao è facile, è precisa e Teo segnerà con pochissima difficoltà, con Collini in uscita disperata. E guardate questo brutto trenino che non significa niente, in grande ritardo tutti quanti. È proprio un gol stupido preso da una squadra che stava lì per difendersi, che è ancora peggio. Onestamente c'è poco da dire per quanto riguarda posizioni medie. L'attacco momentum, come vedete nel primo tempo, è molto più del Milan. Noi ci affacciamo pochissimo, quel mezzo palo esterno di Simeone sul cross di Kvara. Poi molto Milan dopo il gol fatto, perché volevano chiuderla subito. Si affaccia il Napoli un pochino, poi un po' il Milan, un po' il Napoli, un po' il Milan, un po' il Napoli, un po' il Milan, un po' il Napoli. Chiusura con il Napoli, dove fa ovviamente completa il maggior possesso palla. Il Milan ci controlla, non c'è niente da dire. Anche perché i cambi che fa Mazzarri per aggiustarla, andiamola a vedere. Questa è la condizione iniziale. Dopodiché nel secondo tempo via Østigard, dentro Politano, e quindi il Napoli passa al più logico, al più congeniale, al più abituale 4-3-3 con Kvara, Simeone e Politano qui. Si crea qualche presupposto, niente di che, onestamente. Politano che si calpesta anche un po' i piedi con Kvara, perché c'era una palla vagante, Politano ha tirato prima di Kvara, vabbè. Dopodiché però al 55esimo Mazzarri capisce e dice: io la voglio vincere questa partita. Leva Simeone e mette Raspadori. È già questa cosa, ve la chiedo, dici: ma tu veramente per vincere questa partita l'assetto era talmente perfetto che tu fai cambio uomo su uomo giusto per avere uno più fresco? Simeone non stava facendo una partita, la migliore partita della sua carriera, ma ha almeno un po' di fisicità per sfruttare qualche cross. Hai tolto Simeone, hai tolto la possibilità dei cross, hai messo Raspadori che cerca di fare il possibile. Se la squadra sta fraseggiando alla grande, metti Raspadori. Ma non stavamo fraseggiando alla grande e Simeone non riusciva a fare quello che era il piano gara. Si stava facendo il possibile, semplicemente tolto centimetri, hai messo Raspadori al 55esimo. Quindi anche il cambio, capito? Un cambio a fine primo tempo, un cambio al 55esimo, e poi al 76esimo il genio, via Mazzocchi, stava giocando abbastanza bene, dentro Oliveira e via Zielinski e dentro Lindstrom. Ovviamente questo ti porta a una situazione più simile a questa, con Lobotka e Anghissà, con Kvara che si può alternare con Lindstrom sulla sinistra, sempre un po' più sotto punto, e quindi libero di svariare sull'esterno Lindstrom, che ha fatto anche un ingresso positivo, perché poi alla fine, se andiamo a vedere, l'occasione più clamorosa è quel palo, l'autopalo che si fa il Milan su un assist potenziale di Lindstrom, e quindi si poteva svoltare con un po' di mazzo in quel modo lì. Mentre Ngonj entra all'89esimo al posto di Juan Jesus, che è stato anche ammonito. E quindi vediamo Ngonj qui, Politano che si abbassa un pochino. Abbiamo un'inedita difesa 3 con Di Lorenzo, Rachmani e Oliveira. Quindi Rachmani centrale con due terzini a fianco. Mazzarri si potrà anche esaltare: guardate come sono offensivo, i miei tre difensori sono due terzini di spinta. Con Lobotka, Politano e Lindstrom che si faceva più o meno tutta la fascia in attacco, con Ngonj e Kvara. Così più o meno la possiamo leggere con questo 3-4-3, ma si può anche shiftare così, con Kvara un pochino sotto le due punte più avanzate, Politano qui. Insomma, cambia veramente poco, ragazzi, per pochi minuti di forcing finale, senza nemmeno creare nulla di... I voti sono difficili da dare, perché onestamente se il mister ti chiede una cosa, tu cerchi di farla, magari ne hai un'altra in mente rispetto a quello che ti ha chiesto il mister, veramente non lo so. Però mi sento di dare 6 a Gollini, che sul gol magari non è perfetto, però altre due parate, tre parate importanti le fa. Poi è impreciso il Milan, onestamente. 5,5 a Østigard, non mi ha convinto, non mi è sembrato disastroso, ma non...
non ha dato, Leao ha avuto molta libertà di creare e di sprigionare la sua corsa e i suoi assist. Rachmani 5, Rachmani disastroso secondo me, perché non gli chiamano anche tanti falli che lui fa a mani sulla schiena, doppia mano sulla schiena, le spinte, male Rachmani. Juan Jesus 5 e mezzo, non lo ritengo responsabile sul gol, però abbiamo rischiato su una sventagliata che fa diretto su un avversario. Non la migliore partita di Juan Jesus. Anche adesso ci sarebbe anche da chiedersi: è tornato Nathan? Che cosa vogliamo farne di questa difesa? Perché non rivedremo probabilmente la difesa a 5 contro le squadre piccole, li rivedremo a 4. Adesso Juan Jesus sarà squalificato, che facciamo? Ci mettiamo Nathan, vediamo se il ragazzo ha recuperato, oppure te la giochi con Rachmani e Østigard, e Østigard ti ha convinto per quella mezza partita, oppure adesso non ti ha convinto di nuovo più, e quindi siamo veramente alla disperazione più totale. Di Lorenzo 5, purtroppo l'arrivo del nuovo Mise, l'annata in generale difficile la sta subendo, da braccetto abbiamo visto che non funziona tantissimo, tutta la fascia comunque va in difficoltà quando deve seguire gli avversari, gli hai tolto anche Politano nel primo tempo, quindi non hai quegli scambi delle sovrapposizioni che funzionano tanto bene, è un Di Lorenzo così sprecato, stanchissimo, distrutto, e con un Mazzocchi così sarebbe dopo far giocare un pochino Mazzocchi sulla fascia col suo piede, in modo tale che possa sprigionare corse e andare anche al cross come ci ha fatto vedere al suo esordio prima di farsi espellere, e invece no, dobbiamo iperutilizzare Di Lorenzo, non può uscire mai anche quando gioca male. Però adesso col ritorno di Oliveira non ci sono scuse, mister, non ci sono scuse. Anguissa 5 ci dimostra a tratti di poter essere il giocatore dominante, ma molto spesso si perde nel campo, non fa quella corsa in più, non ti dà nulla in fase né di proposizione al tiro né di ultimo passaggio, come contrasti non lo vediamo sul pezzo. Se questo era uno dei giocatori del centrocampo più forti d'Italia l'anno scorso, questa è la brutta copia. Quindi se voi dite ma sulla carta il Napoli è più forte della Roma, è più forte dell'Atalanta, è più forte della Lazio, è matto. Se Anguissa gioca così non siamo più forti proprio di nessuno, e non siamo più forti del Bologna, e non siamo più forti della Fiorentina. La classifica purtroppo parla chiaro ed è abbastanza rispettosa e rispecchia le prestazioni dei giocatori in campo. Purtroppo ci possiamo lamentare poco, è molto colpa nostra. Lobotka 6, che è un 6 meno, perché gli voglio dare un po' di responsabilità per non aver sentito Teo alle sue spalle, non aver assorbito la corsa dopo non averlo fatto Di Lorenzo, però tende a reggere il centrocampo da solo molto spesso, si trova circondato da avversari, Zielinski non l'aiuta, Zielinski 5, non aggiungo altro onestamente, perché c'hai quella speranza che a me vede il Milan magari comincia a vedere aria di derby, e invece no. È chiaro, però ripeto sempre, che cosa gli chiedi a Zielinski? Gli chiedi di fraseggiare, che è la sua cosa principale, o gli chiedi di inseguire gli avversari e di fare contrasti e di fare il Dendonker e il Berami? Se chiedi questo a Zielinski l'hai perso, quindi tanto vale far giocare Caiuso. Ma poi non hai la qualità. Lo so, appunto, Mazzar, che vogliamo fare? Serve un cambio di mentalità più che un cambio di modulo. Mazzocchi invece voglio premiarlo con un 6 e mezzo, quello più secondo me in palla di ieri, propositivo, si faceva vedere, poi non ha la rifinitura di Roberto Carlos né di Zuniga, però era tra i migliori, probabilmente il migliore. Io credo che nessun altro arrivasse in mezzo, no, è il migliore del Napoli secondo le mie modeste e inutili valutazioni, migliore del Napoli, poi tolto per far giocare Anguissa, altro mistero della fede. A Kvara do 6, nel primo tempo ci ha provato praticamente da solo, poi sparisce un pochino anche lui nel secondo tempo. Simeone 5 e mezzo, lotta ma non va bene, e poi quelli che sono entrati, insomma, Politano 6 è entrato abbastanza bene, ha creato dei pericoli, ha sfiorato il gol, come do 6 anche a Lindstrom, che mi è sembrato avere la voglia di spaccarla la partita, 5 e mezzo a Raspadori, che non è stato impattante, come non riesco a dare voto a Oliveira e non posso dare voto a Ngonge. L'idea geniale era, perché adesso tutti quanti ma Mazzarri deve essere esonerato, ho capito, però il terzo allenatore, chi chiama, chi viene, che cosa cambia a questo punto della stagione? L'idea geniale è richiamare Garcia
Ma ascoltatemi però, ascoltate bene. Voi richiamate ADL, richiama Garcia, Garcia rifiuta, perché ci deve essere una dignità, no? Non puoi riaccettare la panchina dopo quello che ti ha detto in varie conferenze stampa. Garcia rifiuta, quello è sotto contratto, quindi tu lo puoi chiamare. Garcia rifiuta, di conseguenza risparmi se non lo paghi, perché è come dimettersi se tu rifiuti, e quindi ecco qua l'idea geniale, non lo paghi e, e puoi mettere, qua la chiudo io l'idea geniale, e puoi finalmente mettere Edoardo De Laurenti, che lo sappiamo che ha... Che ha delle competenze, perché De Laurentiis ci ha detto che è stato lui a trovare Kvara e quindi a proporlo a Giuntoli, non è stato Giuntoli, non è stato lo Scavi, e poi finalmente Edoardo De Laurentiis può sedere sulla panchina e sviluppare questo rapporto di grande amicizia che ha con i ragazzi. L'avete vista, no, l'immagine quando Edo chiede il 5 a Rachmani, Rachmani, oh, è lì, va a culo, basta, ciao. Quindi è l'occasione per vedere Edoardo in panchina. Hai visto mai che il Napoli si riprende? Perché poi l'importante è dedicarci, sì. Come ha detto Adiello, non è che io ho vinto io la partita con Lecce, quando ho dato dei consigli a Garcia e poi quando non glieli davo perdevamo, mi ci sono dedicato. E allora fai dedicare tuo figlio alla squadra, che secondo me delle idee di calcio le ha, è evidente che le ha, e abbiamo risolto, abbiamo risparmiato un altro ingaggio e tiriamo avanti in questa stagione meravigliosa. Lei oggi ha deciso di mettere in campo Zielinski, ovviamente già aveva accennato che se Zielinski sta bene gioca regolarmente, però mi sorge un dubbio, ma se Zielinski è comunque un giocatore importante per il Napoli, qual è la motivazione di averlo lasciato fuori dalla lista Champions? Me l'avevo spiegato, perché quando fanno la lista Champions all'inizio anno era un numero, sono andati via, ora me l'hanno spiegato, andati via tre giocatori che erano in lista e potevamo metterne solo tre, e quindi hanno comprato 4-5 giocatori nuovi, okay. E se pensato che il futuro del Napoli sono quelli che arrivati, non potevi lasciare fuori Traoré, che l'hanno preso per giocare in quel ruolo lì, purtroppo. Sono d'accordo, mister. Scusa. Però è più facile valutare questi giocatori nell'arco di 15-16 partite piuttosto che in una competizione dove adesso cominciano. Scusa, ha ragione, infatti Traoré purtroppo è arrivato che ha avuto problemi, ha avuto, non so se l'avete saputo, la malaria eccetera, c'ha 20-25 minuti, ha dovuto rifare la preparazione. Il giocatore che è più idoneo a giocare in quel ruolo, dico lui, come Dendon, che è un ruolo diverso, insomma sono arrivati tanti giocatori che saranno il futuro di alcuni, per esempio anche il ragazzo che è venuto dal Verona, sono tutti giocatori importanti. Il ragazzo venuto dal Verona, devi imparare i nomi.